Ben ritrovata all'edizione di informazione delle ore 18 su Calabria News 24. Apriamo con la cronaca. Tre arresti, 12 inchieste di sospensione dei pubblici uffici e oltre 40 perquisizioni. Sono i numeri dell'operazione Eumenidi, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme nei confronti dei vertici della SACAL SPA, società che gestisce l'aeroporto di Lamezia Terme. Vediamo il servizio. Ai domiciliari i vertici della SACAL, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Lamezia Terme. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Lamezia, che ha portato al fermo di Massimo Colosimo, presidente della SACAL, Pierluigi Mancuso, direttore generale, ed Ester Michienzi, responsabile dell'ufficio legale, riguarda la gestione complessiva della società, con particolare riferimento alle assunzioni, agli appalti e all'utilizzo dei fondi pubblici. I reati contestati a vario titolo sono corruzione, peculato, falso e abuso d'ufficio. La Procura della Repubblica di Lamezia ha chiesto al GIP l'applicazione di misure interdittive nei confronti di 12 componenti del Consiglio d'amministrazione della società. La Guardia di Finanza ha inoltre eseguito 40 perquisizioni nei confronti di altrettante persone indagate nell'inchiesta, fra cui esponenti di istituzioni ed uffici pubblici ed imprenditori. Purtroppo è così, quantomeno le emergenze investigative di questa attività dimostrano questo, del tutto in linea con quello che già di recente aveva accertato la Procura della Repubblica di Catanzaro, in alto e diverso procedimento penale lì incardinato. Ancora una volta il mercato del lavoro in una terra che versa nelle condizioni purtroppo in cui versa è stato gestito in maniera clientelare, privilegiando illecitamente soggetti comunque vicini agli indagati, parenti o amici, ed escludendo magari soggetti meritevoli che avevano i requisiti per accedere a determinate occupazioni. Il reato di peculato si parte innanzitutto dal presupposto normativo che ci stiamo occupando di una società partecipata, a partecipazione pubblica. Alcune ipotesi di peculato hanno riguardato per esempio l'amministrazione della spesa stessa della società per fini non istituzionali, vale a dire per fini esclusivamente personali, quale il ricorso a beni di lusso, a soggiorni di piacere assolutamente svincolati da quella che era l'attività gestionale della società, e spesso con rimborsi spese assai elevate, poste poi ovviamente alla voce costi della società. A Oppido Mamertina 6 persone sono state deferite dai carabinieri forestali all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Ce ne parla nel servizio Graziano Tomarchio. Vasta operazione portata a termine dal personale della stazione Carabinieri Forestali di Oppido Mamertina all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte. 6 persone deferite all'autorità giudiziaria. Dietro segnalazione di un privato cittadino, infatti, una pattuglia di carabinieri forestali di Oppido, unitamente al personale del coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente di Reggio Calabria, di San Giorgio Morgeto, si è recata in località Piani di Zomero del comune di Cittanova, dove si è accertata la presenza di 5 persone intente a tagliare piante di faggio e a deprezzarle. Da una prima verifica effettuata sulle piante abbattute, i militari hanno notato alcune ceppaie che non erano state contrassegnate con martello forestale né numerate, mentre alcune risultavano contrassegnate con un martello forestale di un tecnico privato e numerate con vernice di colore rosso. Verificato che vi erano evidenti anomalie sul modo di condurre la lavorazione, i militari hanno intimato il titolare della ditta azienda agricola Wood Guardia di Zomero a presentarsi sul posto, di sospendere i lavori e di esibire tutta la documentazione progettuale relativa al taglio del bosco in possesso, scoprendo in tal modo la mancanza dell'autorizzazione al taglio che dovevano essere rilasciate dagli enti competenti. Effettuando poi un accurato sopralluogo, si è accertato l'abbattimento abusivo di 689 piante di alto fusto, di cui 646 di faggio, 16 di pino e 27 di abeto rosso, piante secolari di particolare pregio. Si è così provveduto a deferire all'autorità giudiziaria, oltre al titolare della ditta committente del taglio abusivo, l'agronomo forestale e 4 operai delle dipendenze della ditta per reati di deturpamento di bellezze naturali e violazione della normativa relativa alle aree protette. La 51esima edizione del Vinitaly, che si sta svolgendo a Verona, non sta rappresentando solo un'importante vetrina per i nostri vini calabresi. Infatti è stato sottoscritto un importante accordo per ulteriori fondi europei in favore dell'agricoltura calabrese. A spiegarcelo ai nostri microfoni il consigliere regionale Mauro Dacri, con delega all'agricoltura.
Abbiamo fatto un importante appuntamento, il 60° dei patti di Roma, dove abbiamo firmato insieme a altre 7 regioni italiane finalmente gli investimenti europei, quindi i BEI, i fondi europei per gli investimenti. Questo è importante perché noi abbiamo messo ai nostri agricoltori calabresi a disposizione i mezzi finanziari per poter finanziare l'altro 50% dell'investimento. È stato un grande traguardo, questi fondi dove hanno agito hanno portato benefici. Il Presidente Leverio ieri insieme al Ministro Martina, all'ISMEA e alla Cassa Depositi e Prestiti hanno firmato questo importante accordo. C'era anche la presenza del Commissario dell'Agricoltura Hogan. Il nuovo apprendistato è un contratto di lavoro per la formazione e l'occupazione dei giovani, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio semplice nella gestione con data di conclusione certa. Stiamo parlando della sperimentazione del sistema duale che è stato presentato presso la cittadella regionale alla presenza del sottosegretario al lavoro Luigi Bobba e dell'assessore regionale Federica Roccisano. La sperimentazione del sistema duale, un nuovo percorso di qualificazione per i giovani calabresi, è stato il tema dell'incontro nella sede della cittadella regionale a Catanzaro con il sottosegretario al lavoro e politiche sociali Luigi Bobba e l'assessore regionale Federica Roccisano. Al centro del dibattito la sperimentazione tra apprendistato per il conseguimento di una qualifica e un diploma professionale, l'alternanza scuola-lavoro e l'impresa formativa simulata. Questa iniziativa ha un duplice scopo. Da un lato quello di far sì che per tutti i giovani ci sia un'offerta formativa vera che li porti ad avere delle competenze, no? E vediamo che tanti giovani che abbandonano la scuola superiore poi dopo non hanno poi nessun percorso. Il secondo motivo è che riavvicinando scuola e lavoro, studiando e lavorando insieme, ottenendo un titolo di studio anche in presenza di un contratto di lavoro come quello dell'apprendistato formativo, probabilmente riusciamo anche a costruire dei percorsi professionali e delle competenze che siano effettivamente spendibili sul mercato del lavoro. Il tema del lavoro non è un tema che va rimandato nel tempo, che va ad essere affrontato successivamente, dopo il termine del percorso scolastico, dopo del termine del percorso universitario. Però è un percorso, al contrario, che va affrontato già dall'immediato, insieme a questo meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro. Infatti noi associamo dei contratti di apprendistato, associamo un aspetto pratico e lavorativo in senso stretto all'aspetto formativo, e questo mappato anche con i sistemi, con le domande del mondo dell'offerta del lavoro e i settori che sono stati selezionati proprio da questa indagine, ci permette di far sì che i ragazzi abbiano già un piede nel mondo del lavoro quando finiscono il loro percorso formativo, ed è questo quello che ci interessa. Non pensare alla formazione fine a se stessa, non pensare ad una formazione fatta per i formatori, ma ad una formazione realmente tagliata sui giovani, sui nostri ragazzi e realmente improntata al mondo del lavoro. E chiudiamo infine con una notizia che viene da Rossano, perché nel comune Ionico il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di ricostruzione. Nel servizio ce ne parlano il Presidente del Consiglio Rosellina Amadeo e l'Assessore al bilancio Nicola Candiano. Noi il bilancio abbiamo previsto che... Approvato il bilancio di ricostruzione durante il Consiglio Comunale di Rossano Calabro, che concretizza, come riporta una nota stampa, i principi della trasparenza e della prudenzialità delle previsioni. È un Consiglio Comunale impegnativo come tutti i consigli comunali, però questo chiaramente aveva il bilancio di previsione 2017-2019 come punto cardine all'ordine del giorno, per cui è chiaro che un confronto serrato è normale. Io come Presidente del Consiglio sono felice che si sia parlato non solo di stretti numeri ma anche di una sfida importante che ci attende, che è quella della fusione con Corigliano, e appunto nel DUP, che è il documento unico di programmazione, si parla molto di questa, che è una sfida che attende amministratori, attende cittadini e a cui questa zona guarda con particolare interesse. Uno strumento che guarda al futuro ma che ha ben presente la realtà, le risorse possibili, quelli da intercettare, ma sempre su basi assolutamente veritiere, perché altrimenti si violerebbero i principi che la stessa normativa di settore
dette in questa materia. Adesso la cosa importante è, avendo lo strumento di programmazione, che si lavori di buona lena per realizzare tutto ciò che abbiamo programmato. Ci saranno modi e tempi per verificarlo, perché ovviamente ci sarà la nota di aggiornamento del DUP, così come ci sarà ogni anno di nuovo l'appuntamento con il bilancio di previsione, intermezzata dall'approvazione del consuntivo e dalla verifica degli equilibri di bilancio. Tutti appuntamenti che, a cui è chiamato il Consiglio Comunale, che nella sua autonomia e sovranità poi potrà decidere come meglio riterrà, come ha fatto questa sera. Ospite nei nostri studi in questa edizione delle 18 Calabria News 24, edizione di informazione, abbiamo Francesco Fucile, benvenuto. Grazie, dipendente buonasera. Pubblico, possiamo dire col lobby della poesia? Certo, sì, ecco, anche col lobby della poesia. Della poesia, perché parliamo appunto del tuo ultimo libro, dal titolo Amare è tutto. Ecco, che cosa tratta? Grazie, è un libro di poesia, una raccolta di poesia degli ultimi 20 anni, ecco, sono stato, a dire la verità, non ero un po' restivo a pubblicare questo libro di poesie, non perché... Anni delle poesie che... Sì, sì, ho fatto una scritte sintesi. Da... Scritte da me, ovviamente, e poi sono state lette da qualche amico poeta e mi ha insistito affinché io pubblicassi queste poesie. Ci sono anche alcuni racconti che narrano delle vicende dell'infanzia, della mia vita, che mi sono rimaste più impresse e che ho voluto appunto immortalare in questo libro. E devo dire però che si svolge a Bisignano. Sì, Bisignano. Paese sì, della provincia di Cosenza. Provincia di Cosenza, che dista poco da Cosenza, no? È uno dei paesi più vicini al comune capoluogo. E niente, poi sono rimasto, a dire la verità, poi soddisfatto di questo libro, perché ha suscitato emozioni nei lettori. Forse questa per il poeta è la maggiore soddisfazione che può avere quando scrive una poesia, per cui un lavoro abbastanza apprezzato, ma indipendentemente da questo è proprio esigenza personale di aprirmi e di esternare, ecco, per così dire, le mie emozioni, il mio vissuto, una parte della mia vita, e di condividerlo con gli altri, perché le poesie, nel momento in cui vengono date alle stampe, lasciano l'autore che le ha scritte e diventano patrimonio poi del lettore. E qual è la parte della tua vita che ti ha lasciato un segno in particolare? Ecco. Sono state ultime 20 poesie che ripercorrono... È una bella domanda, sono diverse fasi. Indubbiamente quella dell'infanzia, no? Noi siamo abituati a ricordare con maggiore affetto e la casa dei nonni, infatti c'è una poesia dedicata alla casa dei nonni. Le prime esperienze, i primi amori, sono quelli che si ricordano, no? E anche perché noi i primi versi, quelli incerti, scritti così per gioco, a caso, magari quando ancora non avevamo consapevolezza di che cosa volesse dire la poesia. E poi ci sono dei racconti che sono proprio ambientati nel periodo dell'infanzia, e per esempio mio zio che aveva tanti di quei canarini, allora poi a un certo punto io avevo questa curiosità di vedere i canarini che facevano la cova, che volavano nelle voliere. E poi c'è un fatto particolare, che non riuscivo a capire come mai questi canarini mio zio li tenesse chiusi in una gabbia. Poi è capitato un fatto abbastanza incredibile: un giorno uno di questi canarini è volato via, allora ci siamo dati subito da fare con mio zio per cercare di far rientrare questo canarino nella gabbia. Magari che fuori all'esterno quasi, della gabbia non riescono quasi, a vivere o a sopravvivere. E così io ero curioso di vedere poi se sarebbero riusciti a vivere fuori dalle voliere, no? E invece stranamente quel canarino poi simbolò, ecco, librò nell'aria, nel cielo, e la morale di questa, che è un fatto vero, è realmente accaduto, di questo breve racconto, è che da quel momento mio zio non allevò più canarini. Quindi mi rimase proprio come segno di libertà, cioè davvero il gusto di assaporare la libertà. Perché io ero convinto, da piccolo ammiravo mio zio che li allevava con amore i canarini, no? Giusto per dire questo episodio della mia vita. Però magari quando lo vide volare, certo, quando poi, incominciò, cioè capì. Quando poi questo canarino volò via, nonostante fosse stato trattato bene, io ho scritto, sembrava un hotel a 5 stelle, talmente erano trattati bene. Ma ecco, la morale è questa: di fronte alla libertà c'è poco da fare. E davvero mio zio, che aveva 30-40 canarini, non aveva uno oppure pochi, da quel momento
smise di allevare canarini, regalò quelli che aveva e da allora, e quindi mi rimase come monito da allora, ecco, per sé un ricordo di infanzia, ma ce ne sono tanti altri. Bene, il nostro tempo purtroppo a disposizione è finito, io ti ringrazio. Grazie a voi per questa opportunità. Vi ricordo, Amare è tutto, il libro di Francesco Fucile, grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo spazio di informazione su Calabria News 24. Grazie.